Si inaugura oggi al CTL San Lazzaro una stanza innovativa multisensoriale. Soddisfatti e orgogliosi di questo traguardo raggiunto, è un progetto di cui abbiamo sentito parlare grazie a dei contatti con il centro Snozelen di Padova, la dottoressa Monetti. Incuriositi di questa nuova modalità di approccio, abbiamo voluto approfondire questo tipo di percorso. Un progetto questo che ci rende molto orgogliosi, ma se siamo riusciti a realizzarlo dobbiamo innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale che ha creduto in noi e ci ha dato la possibilità concreta di poter allestire questo spazio multisensoriale all'interno del centro diurno. Ciò che ci ha incuriosito da subito è stata la possibilità che ci è stata prospettata di proporre nuove modalità di approccio all'utenza, soprattutto quella con più compromissioni cognitive e linguistiche, una nuova modalità di approccio sensoriale che utilizzasse i sensi piuttosto che il linguaggio. Questa stanza è dotata di una serie di strumentalizzazioni che andranno appunto a stimolare i cinque sensi dell'ospite interessato alla seduta. Con l'inaugurazione della stanza multisensoriale, il Centro del Tempo Libero di San Lazzaro, il centro diurno per persone con disabilità a gestione comunale, si arricchisce di un nuovo spazio, di una nuova offerta di percorsi di riabilitazione, di percorsi terapeutici, basato sulla stimolazione dei sensi, quindi per offrire davvero alle persone che sono ospiti di questo centro un'ulteriore possibilità di mantenimento e anche di recupero delle loro abilità funzionali, partendo appunto dalla stimolazione dei sensi, e quindi una stanza confortevole, accogliente, come vogliamo che sia tutto il centro, tutto questo spazio, perché sempre di più deve essere sentito dalla comunità, perché dobbiamo fare in modo che davvero il clima, l'armonia che c'è anche in questo centro e quindi il linguaggio della gentilezza che arriva a tutti, dalle persone con disabilità, perché è il linguaggio universale. Questo deve essere un po' il senso di questo nuovo spazio, che vuole essere sempre ancora di più uno stimolo per fare in modo che questo centro possa essere sempre più ricco di offerta, sempre più accogliente e vissuto anche dalla comunità.